Ciao a tutti ragazzi, facciamo un attimo chiarezza sul titolo. Allora, ho messo chiavette di sicurezza, in realtà non è proprio così, è così, però non è lo chiavette avere la protezione, ma sono le lamette, cioè questo tipo di lamette qua. Adesso andiamo a fare un attimo un riepilogo. Oggi andiamo a provare questo chiavettino che non monta le lamette classiche, che sarebbero queste, non monta queste, le classiche lamette, ma monta questo tipo di lamette, eccole qua. Queste sono le lamette che monta. Come potete vedere, questa lametta, vedete, ha delle intersezioni, se così le possiamo chiamare, ha delle protezioni, è questo tipo di lametta che ci protegge. Su questo tipo di rasoio si possono utilizzare anche delle lamette uguali identiche a queste, ma che non hanno questo tipo di protezione. Quindi, perché ho voluto chiamarlo chiavette di sicurezza? Perché ragazzi, è veramente uno chiavette di sicurezza. Io l'ho provato 3 volte, non sono riuscito in nessun modo a tagliarmi, tranne ovviamente se il puntino rosso, il classico brufoletto, è normale che te lo asporto, ma ragazzi, tagliarsi è veramente difficile. Per quello lo consiglio anche al neofita, quello che vuole approcciare con lo chiavettino, di provare con questo qua. Quindi adesso io vi faccio vedere come comunque si arma questo tipo di rasoio. Non lo armo, ma ve lo faccio vedere. Allora, le lamette si trovano in una scatolina così, ce n'è 15 all'interno. Questo tipo di lametta si potrebbe utilizzare molte volte, io non vi so dire quanto. Questa l'ho utilizzata più o meno 3 volte, oggi sarebbe la 4ª rasatura. Comunque, troviamo in punta allo chiavettino, troviamo un buchino dove all'interno dobbiamo inserire questo perno qua. Cosa succede? Una volta che noi inseriamo questo perno, io girando il rasoio così, ecco qua, spingo questa leva che abbiamo verso il basso, volendo si apre anche un po' qua, vedete? Tac, si apre. Quindi io inserisco così, non la faccio uscire la metà, apro un po', spingo all'indietro e si arma il rasoio. Io in questo momento invece prendo questo tipo di lametta che ve l'ho fatta già vedere, eccola qua. Mi raccomando, bisogna acquistare, se siete interessati vi metterò link e quello che trovo ragazzi. Pro Guard. Bisogna acquistare queste, non le classiche, perché sennò ci andiamo a far male come uno chiavettino normale in caso abbiamo dei problemi in rasatura. Quindi io cosa faccio? Faccio come se dovessi armarlo con l'aggeggino lì, quindi inserisco, spingo, ok, così è perfetto ragazzi, potete vedere anche voi, guardate, questi dentini che vedete sono quelli che ci danno la protezione in viso, perché ho deciso anche di inserire chiavette di sicurezza, vi spiego. Allora, andiamo a idratare il viso, vi faccio vedere anche il setup che utilizzo. Andiamo a idratare il viso, guardate cosa utilizzo, Wilkinson ragazzi. Niente di nuovo, perché volevo appunto affrontare l'argomento su questo tipo di rasoio che mi ha stupito veramente tanto. Come pennellino, lupa, omega, carichiamo il sapone, carichiamo il pennellino, scusate ragazzi. Ok, l'ho già ammollato con un po' di acquetta. Ci siamo. Come un sapone duro, mi sono trovato bene con questo qui. Non so se l'avevo portato già in video ultimamente questo, mi sono fatto una rasatura spettacolare, basta, non prelevo più, poi in casa andiamo a prenderlo dopo. Vi dicevo, perché sul titolo ho voluto inserire chiavette di sicurezza? Perché mi ricordo che tempo fa, quando io ho incominciato con la rasatura, devo dirvi la verità, ho cercato, ho provato, no? Ho detto, se esiste un rasoio di sicurezza, esisterà anche uno chiavette di sicurezza. Effettivamente sul titolo non trovavi mai niente, no? Che ti portasse a uno chiavette di sicurezza, anche perché in teoria il titolo giusto sarebbe lamette di sicurezza. Però quando tu scrivevi chiavette di sicurezza, mi spuntava questo, il down. Che per chi non lo conosce, ha la lametta classica intera da inserire e ti diventa, se lo chiamano chiavette, boh. After acqua velva. Lamette sono carucce,
Però se calcoliamo che ci possiamo fare, penso, 6, 7, 8 sbarbate, non lo so. Con questa andiamo alla quarta. Io terrò quella alla meta fino a quando me lo concede. Acqua abbondante. Il pacco da 15, questo qua delle Feder, perché sono Feder. Se non sbaglio, lo pagate 17 euro. Vi metterò anche un link dove potete andare a acquistare queste lamette, perché non le troviamo dappertutto. Vi metterò questo link che vi porterà in un sito dove la spedizione per qualsiasi tipo di lamette, che ne prendete 2, che ne prendete 100, che ne prendete 400, vi costa, se non sbaglio, 2 euro. E ci mettono veramente poco ad arrivare. 3-4 giorni. Adesso vi do due dritte anche in rasatura. Saponcino da 2 euro circa che fa il suo lavoro. L'avevo regalato, poi l'ho riacquistato. Ok ragazzi, procedo. Allora mi sciacquo solo bene le mani, vado in rasatura e mentre vi parlo anche di come lavoro. Eccolo qua, possiamo partire, ve lo faccio rivedere. Inizialmente, poi vi dico, allora partiamo con il pelo, quindi vedete comunque la sicurezza che dà. Dà una sicurezza spettacolare. Bisogna fare attenzione a quello, nella troppa sicurezza, perché io la prima e la seconda volta che l'ho utilizzato sembrava un giocoliere, perché è vero, ti porta a fare il giocoliere, no? Bisogna fare attenzione invece. Manico è bello duro, guardate anche solo, sembrano due cuscinetti, è fatto veramente bene, nonostante costa pochi euro, non so, ho pagato 15 euro in offerta. Addirittura ti viene da spingere, perché non lo senti tagliare, barba di 2 giorni, 2 giorni e mezzo. Voglio farvi vedere appunto come si riesce a gestire bene. Faccio un po' di movimenti, sai, alla blagueur, alla brillante, appunto per farvi vedere come lavora. Anche senza tendere la pelle. Ragazzi, è impressionante, però vi consiglio sempre di fare attenzione se è il primo utilizzo che facciamo. Bisogna solo aprirlo con due manine, perché cioè questi passaggi che sto facendo con uno sciavettino io non li farei così. Ma è veramente una cosa mostruosa, mostruosa. Poi se lo tenete piatto verso la pelle non si sente nulla. L'inclinazione gliela do un po' di più, giusto perché taglia un po' meglio secondo me.
prestate solo attenzione, inizialmente anche, al discorso della lama più lunga, che magari non essendo abituati zona orecchio, vi asportate l'orecchio. Non è detto che non mi capiti anche a me, eh? I passaggi che faccio, guardate. Ok ragazzi, andiamo con l'obliquo, sciacquo di nuovo il viso. Okay. Così ragazzi sono arrivati, no, sentirà casino. Però il più grosso l'abbiamo detto e fatto, dai. Comunque avete capito perché ho inserito sciavette di sicurezza, no? Perché erano le cose che comunque io cercavo inizialmente anche. Sto facendo questo tipo di montaggio per una questione di scorrevolezza. Ok ragazzi, schiumare schiuma, si vede. Andiamo. Gli dà proprio sicurezza, ma sul serio, ragazzi. Sto facendo direttamente il contropelo. Non sto neanche facendo l'obliquo, vado di contropelo, vado nella direzione direttamente del pelo e via. Poi vediamo in terza passata quello che rimane, togliamo. Mi ha aperto, vedi, comunque, ma non è che mi ha aperto un taglio. Lui taglia, perché ragazzi lui taglia, non è che fa finta. Mi ha aperto i brufoletti. Addirittura, per quale motivo a volte ti tende a spingere o comunque a chiudere l'angolo verso la guancia? Perché uno sembra che non taglia e due sembra proprio che si blocca. Quindi, per farlo scorrere di più, chiudo verso la guancia, così. Se no tende a bloccarsi, anche così, aspetta che sciacquo. Se io apro, tende a bloccarsi, però se io chiudo... Lui lavora e lavora bene. Cioè, cosa vi devo dire di più? Io ne ero entrato alla conoscenza di questo rasoio, se non sbaglio il Feder, il Kai, non ricordo, ma non mi avevano detto che c'erano questo tipo di lamette, se no... Però ho fatto bene a non acquistarlo prima, perché quella, una roba del genere, della Kai o della Feder, non so se si aggira attorno alle 180 euro. 160.
Ok, ragazzi, mi faccio un altro contropelo, più che altro in zonamento. Sciacquo di nuovo. Adesso faccio un contropelo un po' più interessante. Piano piano cerco di lavorarci di più. Non vado a farmi un montaggio eccessivo del sapone. Tranquillità. Cioè, vi sto proprio facendo capire il sapone che sto utilizzando, il poco interesse sul sapone, sul montaggio, sull'idratazione del viso, come sta lavorando, nonostante non ho fatto una bella idratazione, non ho fatto una bella insaponatura. Oltre a insaponarmi la faccia, gli occhi, il naso, vabbè. Ok, andiamo con un altro contropelo. Mi raccomando, il consiglio che però vi do, per chi magari non ha mai utilizzato uno sciavette, vede questo video e dice, boh, allora compro questo, vado tranquillo, vado liscio come l'olio. No, ragazzi, andate sempre tranquilli, fate finta che avete uno sciavette in mano, classico, e andateci tranquilli, così. Adesso appunto giriamo piano piano. Ok. Partiamo sempre di qua. Anche un'altra cosa che vi dico, ragazzi, adesso prendo il manico. Ok, che se facciamo questi movimenti non ci tagliamo, magari. Occhio a non fare movimenti dritti, però. Non ho provato, ma non provo, però. Facciamo il contropelo nel baffo. Mio figlio è esaurito, ragazzi. È fuori, con un balcone. Ok ragazzi, anche qua mi sono usciti un paio di puntini a dire la verità. Perfetto ragazzi, sciacquo con acqua fredda e vi faccio vedere la rasatura.
L'ha pulita solo gli occhi, lascia il viso bagnato, così do ancora due colpetti, come potete vedere. Secondo solo. Questa zona qua del baffo ho esagerato un po', ci sarò passato 10 volte prima. Lui ancora toglie, lui. Lui ancora il pelo lo toglie. Non è che si ferma. Ok ragazzi, ci siamo, ho finito, giuro. Ok, sciacquo di nuovo, andiamo di afta. Ok. Questa è la rasatura. Ci siamo, acqua velva, rasoio acquistato su AliExpress, in offerta, ce n'è di acqua velva, fatto il bagno, anche il capello, ok, ci siamo. Fatto, sento anche un po' di peli dietro, ok, niente ragazzi, io spero che ci siamo capiti, no? Con quello che ho voluto fare vedere oggi, quindi vi metterò il link del rasoio che è in offerta al 50%, dovrebbe costare 30, invece costa 15-17. Poi vi metto il link del sito delle lamettine e basta. Guardate qua, sono tre, qua e qua. Vabbè, comunque, ci sta. Ho potuto fare il brillante e mi sono tolto tutti i brufoli che c'avevo. Qua non so se erano brufoli, ma ho tolto proprio la pelle, no, non lo so. Comunque, vi metto tutti i link se siete interessati. Ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!